Ok, ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game. Oggi voglio iniziare la terza stagione di questa piccola serie. This War of My Final Cut. Allora, sopravvivi. Intanto forse contenuto di Final Cut, perché qui dice con questo. Funzione attiva, avrai la certezza di giocare contenuto di Final Cut, un nuovo scenario con nuove ambientazioni. In caso contrario, verrà incluso in modo aleatorio. Ok, e poi ci facciamo Iskra e Cristo. Ah, solo due personaggi. È un DLC che non ho acquistato perché il gioco era gratuito per un periodo, quindi ho preso quello che c'era. Lo salto, anche perché abbiamo già capito che nella prima storia 16 giorni, nella seconda 12 giorni, ma alla fine era tutto ripetitivo. Sono andato in posti diversi a fare le ricerche, in alcuni casi negli stessi, ma è andata come è andata. Allora facciamo qua: Greta, Paolo, Anton e Slata. Con quattro personaggi, forse ci sarà una qualche possibilità in più di sopravvivere. Poi da vedere se è la stessa casa anche questa volta. Vediamo, vediamo ciò. Ho a disposizione circa 2 ore per registrare, quindi dovrei fare tutta la storia, perché ho visto, meno male, in 2 ore, 2 ore e mezzo faccio tutto. Quattro sono i personaggi, la casa è sempre la stessa. Però con quattro personaggi ne posso mettere anche tre di guardia durante le ore notturne, aumentando quindi le possibilità di sopravvivere. La guerra è imperversa da mesi, la città assediata è stata ridotta a una distesa di rovine a causa dei continui Uscire con la bombardamenti tangente. e come invitare i cecchini a fare pratica di tiro al bersaglio. Le scorte scarseggiano e quei pochi aiuti che raggiungono la città vengono sequestrati da più Pochi residenti e residenti e sono mezzo riusciti a armato. fuggire. Gli sfortunati come Slata, Svetta, ah, non è Greta, ma Svetta, Anton e Pavel, che hanno perso l'ultimo convoglio di rifugiati, devono cavarsela. La gente comune che non conosce tecniche di sopravvivenza si rintana fra le rovine e sopravvive grazie al reciproco aiuto. Ok. Allora, lei è Vetta. Questo è imbarazzante. So di non essere una gran risorsa in questa terribile situazione, eccetera. Vabbè. Poi, Paul, che è un velocista, va su di qua. Prendi tutto, c'è anche il cibo. E tu invece vai un piano più giù. Torna su. Ok, e vai in questa zona. Ah, è sbarrata dall'altro lato. Ok, allora torna su. Abilità. No, abilità numeriche. Anton. Ok, apri qui. È uno scienziato. Ottimo. Raccogli. Ah, non sa forzare. Ok, adesso tu vai tutto giù. Tu sei Zlata. Anzi, a sinistra c'era qualcosa, non mi ricordo. No, c'è solo l'uscita, ok.
Lei è malata, ha bisogno di cure. Ok. C'è sempre un personaggio malato all'inizio. Ma medicine ancora non ci sono. Oh, ecco, fai qua. Tu hai finito, quindi sali e inizia. Raccogli qualcosa di qua. Un po' di cibo, bene. E poi di qua. Facciamo così. Tu sei un velocista, è vero. Però per ora ti faccio stare qua. Ah, dove c'è ancora qualcosa? Ok, dopodiché tu ti metti qua. Ah no, aspetta, c'è bisogno di te dall'altra parte. È vero. Vediamo se tu sei in grado qua. No. Ah, ancora non hai finito tu. Ok. Tu nemmeno. Ok, hai fatto. Vedi, qua ci sono alcuni oggetti. Ah, non ci riesce. Ok. Apri questo. Ecco qui qualcosa per curarsi, quindi adesso la faccio salire e speriamo bene. Ed ecco qua. Bene. No, torna giù che dovevi aprire questo armadio. Manca l'attrezzo. Ci mancano delle sedie, dice, quindi. Qui hai fatto bene. Chiusa a chiave. Allora, una sedia. Qua ci sta. Adesso scendi tu nella zona di costruzione oggetti. Ah, cosa serve? Sedie, farebbe comodo una poltrona. E qualcuno adesso deve partire. Gli altri dormiranno, ma. La poltrona non si può. Dobbiamo dormire sul pavimento, difficile. Ok. Allora, 12. Velocista, velocista rovista. Poi abbiamo Anton. Gli altri do possono dormire questa notte. Allora, abbiamo bisogno di cibo, medicine e parti.
Quindi andiamo in questa casa tranquilla, dai. Si trova in un complesso residenziale rimasto quasi del tutto intatto, in una zona tranquilla. Va bene. Non dovrebbe esserci nessuno, quindi non porto nessun oggetto. Vai. Comunque è già diverso lo scenario, perché non ho tutte le attrezzature che ero riuscito a procurarmi le volte precedenti. E qui ci sono i due vecchietti, mi sa. Che purtroppo moriranno di freddo. Eccolo lì. Non prendo le medicine di tua moglie. Allora, sigarette. Però questi oggetti sì, vero? Non ti preoccupare, non la tocco. Allora, per ora lascio stare le medicine. So che qui c'è qualche medicina. Ok. Ci vediamo la prossima volta. Pavel è tornato, gli altri hanno dormito, non anche la seconda notte, le altre volte non è venuto nessuno. Dalla terza notte iniziano i pericoli. Quindi io direi che queste prime due notti siano. Non, faccio dormire. Sembra che non mi dica che già questa prima notte è successo qualcosa. Continuo a pensare a quel vecchio e a sua moglie. Però intanto non sono scappati questa volta come nella precedente. Ok, allora tu hai fame, triste e sei stanco. Allora. Anzi, visto che hai fame, fa così. Va su e mangia qualcosa perché devi mangiare. Hai fatto un bel. Ok, ancora fame, immaginavo. Ok, adesso. Scendi e completa il letto, così poi ti metti direttamente a dormire. Ha dormito male, ha fame. E beh, non ci sono letti. Oggetti, no? Niente. Mangia. Questa volta però più cibo del solito ho trovato. Forse perché sono in quattro, allora gli sviluppatori hanno detto facciamo mangiare meglio. Ok, oggetti, il letto in costruzione, è difficile farsi una bella dormita sul duro e freddo cemento, non abbiamo una radio, quindi vuole la radio, ok, che io metto sempre qua, ho dormito male, ha fame e ha bisogno anche di medicinali, ok, tanto mangia. Ha ancora fame, mangia questo. Leggermente malato. Allora, vediamo se. Oh, l'ultimo. Non ha niente per curarsi. Allora. No, a cos'altro serve? Zlata è una benedizione ogni volta che vede qualcuno triste. Lo conforta. Abbiamo qualche libro.
un buon libro aiuta a dimenticare gli orrori della guerra. Stare qui mi dà un briciolo di sollievo in questi tempi difficili. Ci sono delle crepe sulle pareti. Non siamo al sicuro nel nostro rifugio e dobbiamo essere costantemente vigili. Produci, così fai un miglioramento. Poi. Ha fame, anche lei ha fame, quindi sali, vieta, svieta. Mangia quello che puoi. Naturalmente ancora fame. Adesso vediamo se puoi assemblare qualcos'altra. Allora, ecco qua i pannelli. E tu a dormire. Ascolta la radio. Il leader dei ribelli ci ha incaricato di avvisare gli ascoltatori di non attraversare la linea del fronte. La mancata osservanza di tale disposizione potrebbe comportare la morte. Nonostante i disperati contrattacchi da parte dei ribelli per terminare la sede di Poggiron, la città rimane tagliata fuori. Le forze di governo non consentono gli aiuti di raggiungere la città, sostenendo che finirebbero nelle mani dei ribelli. Ok, allora vediamo se c'è dell'altro che puoi realizzare qua. Oh, puoi continuare con i pannelli. Altri pannelli? No. Però puoi costruire questo, che dice, ma qua non si può ancora entrare. Qui no, perché mi serve lo spazio. Metto qui la poltrona, perché giù, vabbè, la metto qua. Tu hai quasi finito. Adesso vai giù. Ok, non c'è altro che si possa fare. Puoi però sederti da qualche parte. No, cos'era questo? Ah, sì. Ok. Tu dormi e tu hai fatto questa cosa. Ottimo. Qui ancora non abbiamo la possibilità. Vabbè. Perché io ricordavo... Ah no, quella è la sedia, la poltrona. Hai dormito male. E tu, almeno è caldo. Lei è leggermente malata. Grande carisma. Oh, puoi andare tu a dormire.
A questo punto io direi che, vabbè, lascio che si riposino un po', fra qualche attimo inizierà la seconda, la notte successiva, giorno 2. Quindi la seconda notte di solito non attacca, le altre volte non ha attaccato nessuno, la terza notte, quindi giorno 2, notte 2. Come si può notare, la temperatura al momento è 16 gradi centigradi. La notte. Allora, stessa cosa, uno dorme a letto. No, allora, a letto dorme slata e l'altro dorme normalmente. Scuola bombardata, eh? Anche qui c'è cibo e non dovrebbe esserci nessuno, quindi ci vado. Non ho oggetti da portare. Ok. No, fermo. A posto. Dovrebbe esserci solo topi. Sbarrata. Oh, ma questo sta trovando solo spazzatura. Dai, inizia a scavare. Se non questa notte, forse in un'altra notte riusciamo. Poveri vecchi, non rispondo. Ok. Allora, lasciamo stare per ora lo scavo. Ne ho fatto metà. Anche qui c'è. Allora, per forza questo. Ormai che hai iniziato, porta a compimento questa sezione. E poi si vedrà. Comunque, avendo attrezzature diverse, la storia è già diversa rispetto alla volta precedente in cui sono stato nella scuola. Poi mi pare che c'era anche gente, o solo i topi, non mi ricordo più. Mezzanotte, antimeridian. Antimeridian. E le macerie di nuovo, ma si sapeva che ci sarebbero state. E intanto ho raccolto solo parti elettriche, che al momento non sono inutili. Ma cos'è, un piccione? Una colomba. Non sembra un topo. Mi ha imbrogliato, non aveva finito. 1, 2, 3, 4 piani questa scuola. Uno sotterraneo. Questo, poi primo, secondo. Ah, e sopra non c'era la mansarda? C'era anche l'antenna.
Quindi ricevevano la TV, potevano guardare la TV qui. Ok. Prendi tutto quello che puoi. Però... Ah, non si può. Oh, c'è ancora un altro piano giù. Allora. Di qui basta, vado più giù. C'è qualcuno? Oh, c'è qualcuno lì. Mi pareva che ci fosse qualcuno. Però magari riesco. Chiacchieriamo? Oh, niente, non sto trovando cibo. E qua le vende servono. Serve anche questo. Ormai deve tornare e arriverà in ritardo, molto stanca. L'aereo ha raggiunto Svieta, sarà più difficile.